Castello Matese News, questa sera siamo a Piedimonte Matese, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, per assistere ad una delle tappe dell'orchestra musicale casertana. È appena terminata la tappa piedimontese degli itinerari dell'autunno musicale dell'orchestra da camera di Caserta. Abbiamo con noi il maestro Antonino Cascio. La sua orchestra stasera ha incantato il pubblico piedimontese, come ormai da 5 anni. È sempre un'emozione ovviamente per noi averla qui, credo però anche per lei un piacere ritornare ogni volta. Certo, un piacere perché avete dei bellissimi siti, quale è appunto questa chiesa, ma anche le altre dove in passato abbiamo suonato, ed è un piacere anche perché la nostra rassegna coniuga, appunto, come dice il titolo, i suoni ai luoghi d'arte, quindi cerchiamo di diffondere la musica creando un evento culturale, diciamo, tout court, quindi unendo la musica, la bella musica, ai bei siti, alla bella arte. La rassegna è ormai al 22esimo anno, se non sbaglio, quindi un format però che ha premiato molto la musica, che ha premiato anche l'arte musicale di terra di lavoro. Credo che anche il pubblico però abbia premiato lei, la sua orchestra, chi l'ha preceduta e i tanti artisti ormai internazionali che ospitate ogni anno. Beh sì, diciamo che dopo tanti anni il pubblico è cresciuto assieme a noi e anche ospitiamo artisti da tutte le parti del mondo che vengono con molto piacere, diciamo, ad esibirsi con noi in questo bellissimo territorio, il che appunto ci dà molta soddisfazione, insomma, perché il lavoro di un musicista è sempre finalizzato a divulgare la musica per gli altri. Un musicista studia, suona, ma non suona per sé, cioè suona anche per sé, ma suona principalmente per gli altri, insomma. Stasera Thomas Darak, giusto? Ho pronunciato bene. Qualche anno fa nel cuore dei piedimontesi è rimasto Stefan Tarara, che ho visto vostro ospite anche quest'anno, quindi sempre nomi che di alta risonanza internazionale, direi, e che ormai calcano anche palcoscenici assolutamente famosi. Quindi un fiore all'occhiello quello che voi fate per la terra di lavoro, per il territorio casertano. Noi non possiamo che ringraziarvi della presenza, della rinnovata fiducia che date ogni anno a Piedimonte, all'Associazione Culturale Biblos, e vi aspettiamo ovviamente sempre ogni anno, sperando che questa sinergia vada avanti ancora a lungo. Grazie maestro. Prego, grazie a lei. Castello Matese News, da Piedimonte Matese è tutto. Hola.